Sestri Levante. L'incontro fra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona ha fatto arrabbiare la fidanzata dell'ex re dei paparazzi, che l'avrebbe lasciato per tornare dalla mamma. Mentre non sembra aver sortito effetti sul compagno della showgirl, il pilota di MotoGP Andrea Iannone. Silvia provvede e l'addio a Corona. L'incontro casuale in hotel con Belen e la chiacchierata in famiglia. I due sono stati sorpresi da nuovo durante una romantica vacanza lampo a Genova, accompagnati dal piccolo Santiago, nato dalla passata relazione della Rodriguez con l'inviato dell'Isola dei Famosi Stefano De Martino. Belen ha ultimamente elogiato il fidanzato in un'intervista: "Ho accanto un uomo meraviglioso e sto vivendo un amore solido, adulto", ha fatto sapere, "stiamo bene e ci rispettiamo". Andrea è un romantico con un grande senso della famiglia, proprio come me. Ma è stato faticoso arrivare a questo traguardo, perché ho dovuto affrontare un divorzio e chi lo ha vissuto sa quanta sofferenza procuri. Un post condiviso da Belen.